Buongiorno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video. Allora, la classifica della Serie A al momento è così. Al momento, in questo momento, adesso è così. L'avete visto tutti. L'Atalanta è quarta, quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Atalanta ha una chance di andare in Champions League. Questo vuol dire che se l'Atalanta, oltre a perdere con la Juventus, perché non vorrei che l'Atalanta battesse la Juventus in casa, questo è da sparsi, se l'Atalanta vince tutte le partite tranne contro la Juve, può andare in Champions. L'Atalanta può andare in, è in Champions League, al momento se resta quarto, come avete appena visto, è in Champions League, è una cosa mai vista. C'è una cosa che neanche... che è un miracolo come il Leicester City di Claudio Ranieri. Questo Gasperini non so che ha fatto, perché se siamo sinceri, l'Atalanta te l'aspetti di finire, se sei fortunata, decima, ma non quarta. Ha superato la Lazio, la Roma e il Milan. Tre big! Ha superato tre big! Lazio, Roma e Milan! Questa squadra dove va? Va che la stagione prossima, siccome ha fatto 3-0 contro la Juve, è campione d'Italia? Mi sa proprio di sì. Mi sa che fa come Ranieri. È possibile che l'Atalanta sia campione d'Italia la prossima stagione? Perché se riesce a battere il Napoli in casa 2-1, se riesce a battere la Juventus fuori casa, quando la Juventus gioca fuori casa 3-0, cioè a casa loro, può anche darsi che può essere campione d'Italia la stagione prossima. Può anche essere che la stagione prossima l'Atalanta si scatena, batte Roma, Napoli, Lazio, Juventus e campione d'Italia. Questa cosa può succedere. Comunque, scrivo giù la vostra predizione: secondo voi vincerà il campionato la prossima stagione l'Atalanta? Secondo me, spero di no, ma secondo me sì. Comunque, il video si conclude qui. Grazie per aver guardato. Posso aiutare sempre.